Presidente Conte, la soddisfazione di vedere una piazza così piena vuol dire che le politiche della Lega sono quelle che toccano la gente? Assolutamente sì, io sono andato in giro per Torino in questi giorni, ho sentito proprio la gente che ci diceva di tenere duro, che eravamo sulla strada giusta, e allora tutto questo muro di ipocrisia che arriva da certa politica e anche da certi giornali oggi è caduto ed è venuta fuori la realtà. Cioè, noi non possiamo accogliere tutti, questo la gente lo sa bene, chi ha responsabilità di governo lo deve sapere, deve tenere i nervi saldi di fronte alle tragedie e di fronte ai momenti di difficoltà. E questo messaggio di rigore è l'unico messaggio possibile da dare per fermare proprio queste carrette del mare, perché quando Maroni applicava queste regole gli sbarchi si erano fermati, ne abbiamo una controprova. E dunque noi andiamo avanti così, non vogliamo avere una società che ci esplode in mano, una bomba che ci esplode in mano. Una situazione come questa lascia perplessi, soprattutto perché invece che attaccare gli scafisti, invece che attaccare le attività criminali che portano qua con queste barche del terrore la gente, si attacca una legge che invece dovrebbe regolarizzare il tutto. Sì, ma questo ci dà la dimensione di una politica che ha perso completamente il lume della ragione. È proprio così, pensi che hanno tirato fuori concetti come il razzismo, ma che assolutamente non c'entrano niente. Bisogna ritornare ad una politica fatta di cose concrete, di risposte concrete ai problemi, ai bisogni della gente, e bisogna smetterla con questa politica radical chic da salotto, da dibattiti televisivi fini a se stessi, basta. E dall'Europa invece che arrivare soluzioni, come al solito arrivano solo parole. Loro sono furbi, ne abbiamo visto anche sulla nostra pelle negli anni passati, quando abbiamo dovuto affrontare il problema della primavera araba, l'Europa non ha messo i soldi per fare il controllo alle frontiere, per fare il progetto Frontex, abbiamo dovuto gestirlo tutto noi, meno male che avevamo Maroni, e poi quello che ha fatto la Francia è chiudere le frontiere, quando c'erano gli immigrati, in quel caso veramente erano anche profughi, veramente, quindi non, adesso si abusa, si chiamano profughi e migranti, quelli che semplicemente sono clandestini in molti casi.